La Virtus Francavilla va a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella della scorsa settimana contro l'Avellino. Il tecnico dei biancazzurri, Antonio Calabro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Potenza. Fondamentale è ancora più difficile. Fondamentale perché oggi i ragazzi devono capire che non che oltre giocare soltanto per i tre punti, giocare solo per la classifica, sarebbe riduttivo. E aver giocato con l'anima, aver acquisito un risultato di gruppo, come dicevo prima, sarebbe da stupidi non dare continuità nell'atteggiamento e nel timbro che ci abbiamo messo. Gli ho chiesto di non giocare soltanto per i tre punti, gli ho chiesto di non giocare soltanto per la classifica, ma gli ho chiesto di giocare per dare continuità all'atteggiamento e alle sensazioni positive che si sono avvertite sabato ad Avellino. Sarebbe da stupidi, soprattutto considerando le numerose assenze, considerando anche la caratura dell'avversario di domani, fare a meno dell'anima e dell'animo che è stato messo ad Avellino. Quindi non ci abbiamo Carlson, non ci abbiamo nemmeno Carlson, perché si è fermato ieri e in avanti abbiamo un po' di problemi di presenze. Quindi ti tolgo subito il dubbio su quello che può essere la possibilità di utilizzo di Carlson, che comunque ci avrebbe dato, è un po' il sostituto naturale di Chicco come caratteristiche, parlo di prima punta, no? Le altre sono tutte seconde punte, e quindi dobbiamo fare di necessità virtù, perché abbiamo quattro squalificati, tre squalificati, un infortunato come Chicco, un infortunato come Carlson, e dobbiamo stare molto, molto attenti, molto determinati, e ripeto, è là il gruppo Virtus. E parlo di gruppo, non soltanto in campo, il gruppo Virtus nelle difficoltà deve tira fuori sempre qualcosa in più, e domani più di altre volte ne abbiamo bisogno.